Le parole della mafia e le parole della giustizia, come vanno interpretate proprio oggi, che è il giorno in cui ricorre l'omicidio di Peppino Impastato, che diceva sempre che le parole uccidono, ma il silenzio forse ancora di più. Sì, cara Ivana, oggi ci sono dei giornalisti che sui social dicono la mafia è una montagna di vergogna, vergogna, vergogna. Il povero Peppino impastato, solo e disperato, aveva lanciato questo urlo da ribelle perché aveva il papà mafioso, lo zio capomafia è a 100 passi, ora ci vuole, c'aveva Tano Badalamenti, ma dopo 40 anni non riduciamo a un santino la figura di Peppino Impastato e non usiamo le sue parole, perché dopo 40 anni è una vergogna usare queste parole, perché 40 anni dopo, proprio per rispetto a Peppino Impastato, dobbiamo avere sapere, idee, informazione, cultura. Quindi non troviamo le scorciatoie facili degli slogan e degli spot, perché così l'antimafia muore, diventa troppo simile alla mafia, anche i mafiosi gridano la mafia fa schifo.